Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna. Telefono 0544 45 48 53. Email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol SAI Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol SAI sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene 246 km, la Ultra Milano Sanremo 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu seitan tempeh, ricchi di proteine e biologici, l'alternativa vegetale sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah!
Un saluto ai nostri telespettatori, un saluto agli amici del podismo emiliano-romagnolo e un saluto a Sabrina Sgalaberna, la mia compagna d'avventure in Run to You. Ciao Sabrina! Buonasera Enrico, buonasera agli amici telespettatori. Un po' alla volta vi faccio fuori uno o l'altro, però io resto un punto fermo del progetto. Tu ci sei sempre, Enrico. Vittorio, invece lo salutiamo, Vittorio Martone, oggi non è con noi, e salutiamo anche il sindaco di Lugo, Davide Ranalli. Buonasera Ranalli. Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. Grazie a lei, per essere qua. Grazie a lei per essere qua e noi iniziamo però la nostra trasmissione sentendo uno, ormai possiamo dirlo, amico di Run to You, che è Gianmaria Manghi, il capo della segreteria politica della presidenza della regione Emilia Romagna. Ci dà notizie molto molto interessanti e fresche, quindi ascoltate l'intervista che ha realizzato da pochi minuti Sabrina Sgalaberna assieme a lui. E abbiamo in studio con noi Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica di presidenza di Stefano Bonaccini. Ben ritrovato Gianmaria Manghi, un nuovo DPCM, nuove regole, ma soprattutto l'Emilia Romagna è entrata in zona arancione. Quindi chiedo a lei, come mi hanno chiesto molti amici podisti, ma sportivi in genere, di farci così un attimo il quadro della situazione, darci qualche news, qualche aggiornamento, qualche spero buona notizia, perché qualche buona notizia in fondo al tunnel secondo me si sta vedendo. E innanzitutto la saluto, la ringrazio della sua grande disponibilità e le chiedo anche informazioni prima di tutto come sta lei, come sta il nostro presidente Bonaccini. Grazie, ben trovati a voi. Io al momento sto bene, speriamo appunto di continuare in questo modo. Il presidente è in via di progressivo miglioramento, è a casa, ha bisogno di un po' di riposo, ma tutti i parametri paiono sotto controllo, quindi mi pare che la situazione possa volgere in maniera positiva, incrociando le dita, e possa fare un buon cammino di pronta ripresa. Per quanto concerne appunto la zona arancione, interviene in modo abbastanza importante sul tema degli spostamenti, limitandoli, come già accadde in una stagione antecedente a questa, alle motivazioni relative a necessità, lavoro e salute, e ne consegue che anche per quanto attiene l'attività sportiva, se ci riferiamo all'utilizzo della bici o agli spostamenti di corsa, come fanno tutti i podisti, ci si deve limitare al proprio comune di appartenenza. Cosa diversa è relativa all'iscrizione, almeno ad oggi, ad attività e a sodalizi sportivi che svolgono la propria attività in un comune diverso rispetto a quello di residenza. C'è ancora un confronto aperto da questo punto di vista con il Dipartimento dello Sport, col quale ci siamo interfacciati un paio di volte in queste ultime 48 ore, ci deve dare il punto finale di caduta, perché alla luce delle FAQ 18 e 20, gruppo A, che hanno pubblicato precedentemente al nostro ingresso nella zona arancione, se ne evince che se io sono iscritto a un sodalizio sportivo che svolge attività in un altro comune, posso spostarmi per compiere quell'attività. Però, ripeto, questo è un punto di caduta che può soggiacere a ulteriori confronti, perché nel raffronto in particolare con la pesca e la caccia sportiva, so che col Ministero degli Interni sono nate dei confronti che devono ancora trovare la sintesi finale. Ecco, confronti che troveranno una sintesi finale, insomma, però in ogni caso dei chiarimenti sono attesi a breve. Le FAQ che le ha citato Manghi, insomma, sono quelle poi le più comuni che si pongono i podisti piuttosto che i ciclisti in questo caso, ma chi pratica sport e chi magari riesce a fare sport per più chilometri si trova a sconfinare, faccio un esempio, dal comune di Forlì si trova nel comune di Forlimpopoli, perché c'è il primo mangi e bevi con sia che si voglia parlare di podismo che si voglia parlare di ciclismo. Insomma, incorreranno in multe secondo lei, saranno molto fiscali i rilevamenti? I controlli sono previsti, poi l'atteggiamento nei controlli ovviamente attiene a chi li fa, ma nell'applicazione delle regole
se io sono un podista e finisco nel territorio di un altro comune, sono suscettibile di sanzione. Stessa cosa dicasi per il ciclista di turno. Ok, quindi insomma speriamo nel buon senso e nel fatto che magari si possa anche capire che il podista o il ciclista nell'atto del pedalare magari non si renda conto pienamente di avere così sconfinato di qualche metro, piuttosto che insomma il buon senso è quello che sempre spero prevalga. Sì, di regola dovrebbe essere così, però è chiaro che non è semplice nemmeno per chi è chiamato ad applicare le norme, perché è chiaro che siamo davanti a delle restrizioni, le FAC tendono ad ampliare, quindi siamo in un quadro complessivo che anche dal punto di vista normativo, nel combinato disposto tra quello che arriva dallo Stato e quello che viviamo nel territorio, può anche creare qualche disorientamento. E davvero, non per spezzare una lancia a favore di nessuno, i controlli, gli enti pubblici, comuni, la Regione li hanno invocati, è chiaro che se li invochi devi poi avere anche la coerenza del rispettarne le determinazioni. Poi sul buon senso siamo d'accordo tutti, dovrebbe regolare sempre ogni approccio. È chiaro che questa è una stagione particolare perché in ballo c'è la tenuta dal punto di vista sanitario di un territorio e quindi insomma le attenzioni e le prudenze, queste sì, mi sento di poter raccomandare anch'io nel mio piccolo. Ecco, nel nuovo decreto per la zona arancione quali sono le attività considerate sportive concesse? Chiariamo anche un po' questo punto, lei che sicuramente meglio di altri ce lo può ben spiegare. Ad esempio, io vado in centro, faccio una passeggiata che per me è un'attività motoria, non tanto sportiva, posso farlo? Posso passeggiare? In realtà l'ordinanza della Regione che ha anticipato sul finire della settimana scorsa l'approdo dell'Emilia Romagna nell'area arancione ha sconsigliato l'attività sportiva nei centri storici, invitando coloro che vogliono fare passeggio, corsa, insomma attività similari a spostarsi nelle zone periurbane o comunque nelle zone di campagna. Questo perché l'attività sportiva nei centri storici può essere elemento che implementa l'assembramento e poi comunque se la fai senza l'utilizzo della mascherina, il tema del droplet e quindi della diffusione del contagio può essere anche all'aria aperta qualcosa di possibile. Quindi la risposta a questa domanda è no, nei centri storici l'invito è quello a stare nei quartieri più laterali e perimetrici rispetto ai contesti urbani e insomma a riferirsi in modo particolare alla campagna, che sicuramente è area adeguata per poter svolgere questo tipo di attività. Poi ovviamente ci sono i parchi pubblici, ci sono gli spazi dedicati, ecco, al tempo libero, che possono essere ulteriori elementi di afferenza delle persone. Per quanto riguarda le associazioni sportive, immagino la Regione abbia messo in campo anche insomma aiuti e comunque delle operazioni che si dovranno poi attuare. Alludo a tante associazioni di cui l'Emilia Romagna è davvero ricchissima. Ma lo ha già fatto, possiamo dirlo, nel corso del 2020, nei mesi che abbiamo alle spalle, con effetti che si stanno dispiegando anche in queste settimane. Attraverso i voucher a doppio rimbalzo, prima alle famiglie e poi alle associazioni, per l'iscrizione dei figli all'attività sportiva, al di là del fatto che oggi risulti grandemente ridotta rispetto alle potenzialità, lo hanno fatto con i bandi, abbiamo appena assegnato 2 milioni e 100 mila euro al comparto delle associazioni che si sono cimentate nel proporre progetti ed eventi e manifestazioni sportive per un numero che è poco lontano dalle 200 unità, quindi molto significativo. Lo abbiamo fatto con il bando che ha messo a disposizione 1 milione a tutela appunto della garanzia per i prestiti a sostegno della liquidità proprio delle associazioni a lunga scadenza di ristoro, con anche dei tassi di interesse che sono migliori di quelli del credito sportivo, perché sostanzialmente sono pari a zero. Dopodiché c'è l'intenzione adesso di intervenire anche a beneficio di quei comparti come le palestre, le piscine in modo particolare, che sono falcidiate e molto colpite dalla pandemia e dai suoi effetti, e questa sarà la prossima frontiera che proveremo a concretizzare nelle prossime settimane
con valenza di benefici, di erogazione di benefici a partire dal 2021, andando ad attingere da quei 10 milioni che la Giunta regionale ha destinato per ristorare le categorie anche che fanno attività, quindi imprenditoriali in difficoltà, tra cui ci sono anche le palestre e le piscine, che saranno destinatari di una cifra significativa di quei 10 milioni. Ecco, per andare a chiudere un po' il nostro panorama, insomma, da zona arancione che siamo attualmente, lei come vede la situazione, la posizione dei contagi in Emilia-Romagna, posizionata nel contesto poi nazionale, Gianmaria Manghi? Ma è una dimensione importante che però potrebbe andare in via di miglioramento. I dati, ad esempio, di ieri ci riportavano a un rapporto percentuale tra i test effettuati e i casi positivi sotto il 10%, quindi su un panorama di oltre 20.000 test effettuati è sicuramente un dato migliorato rispetto ai giorni precedenti. L'unico parametro che noi non avevamo in linea con la zona gialla ed è quello che ci ha condotto, ahimè, nella zona arancione, era quello legato al raggiungimento del 50% dei posti delle corsie ospedaliere destinati a Covid. Quindi noi, se schiacciamo la parabola dei positivi, schiacciamo chiaramente anche l'utilizzo degli ospedali oltre i posti che sono destinati a Covid, e quindi dovremmo avere davanti una situazione che può migliorare. È chiaro che questo dipende dall'effetto, anche speriamo benefico a questo punto, delle norme restrittive messe in campo, e speriamo appunto di ritrovarci su questo viatico tra qualche giorno riclassificati e quindi con qualche libertà in più e qualche possibilità per l'attività di funzionare in modo più proprio rispetto appunto agli loro obiettivi. C'è bisogno, come sempre, del concorso di tutti, al di là dei dibattiti e delle convinzioni. Lo stringente rispetto delle regole è quanto mai determinante in questa fase per ricondurci nella zona più tenue dal punto di vista degli effetti. Ecco, lei mi ha dato una buona speranza, ha detto nella riconsiderazione dei fatti, quindi potremmo essere ritornare in zona gialla, potremmo. Ma noi abbiamo motivate speranze perché, ripeto, i nostri indicatori erano tutti molto positivi rispetto all'andamento, quindi stiamo parlando di un quadro critico, quindi non c'è da giubilare più di tanto, ma i nostri indicatori rispetto anche a quelli di altre regioni erano in linea. C'era quello degli ospedali che aveva raggiunto la saturazione rispetto all'assegnazione Covid, e questo è quello che ci ha condotti in area arancione, ma insomma abbiamo legittime speranze di rientrare dove eravamo. Bene, buon lavoro a Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica di Presidenza Bonaccini. Io veramente la ringrazio di questo suo intervento, sa che per noi è un faro nella nebbia che ci dà sempre delle news, e comunque questa volta ci ha dato anche un'ottima notizia. Io spero in un Natale ristretto in famiglia, 6 massimo 7 persone, e assolutamente consiglio giallo, di giallo, in un Natale giallo, diciamo. Un bel Natale giallo, siamo d'accordo. Il giallo è il colore del sole, il colore della vita e di tutto quanto ha attinenza alla vita. Io le auguro buon lavoro, mi raccomando, anche lei resti sempre in forma, e ci saluti tanto il presidente Bonaccini, ovviamente tutto lo staff della giunta che sta lavorando per noi, per la nostra regione. Grazie a Gianmaria Manghi. Grazie a voi, buon lavoro, non mancherò di salutare il presidente. Di nuovo buon lavoro. A lei. Eccoci qua, dunque, torniamo in studio per intanto, insomma, nella speranza che l'Emilia Romagna torni zona gialla, ma perché, insomma, la gente guarisce, sta meglio e non sta male come accade in questi giorni. Allora, Sabrina, abbiamo il sindaco Ranalli, io ti lascio la parola, e insomma a te il piacere di parlare con il sindaco, prego. Piacere e onore, anche perché il sindaco è il sindaco di una delle città che io ho più a cuore in assoluto, anche perché le mie origini, il mio sangue
che scorre nelle vene è della Bassa Romagna, quindi siamo in due, siamo in due, anch'io sono di origini lughesi. Piacere di averla in trasmissione, ma soprattutto un sindaco importante perché all'interno del suo comune, del suo territorio, c'è un ospedale Covid di cui parlavamo poc'anzi anche con Gianmaria Manghi, appunto, e c'è questa speranza di ritornare in zona gialla. Questo grazie al grande lavoro che le amministrazioni pubbliche stanno svolgendo in concerto con la nostra regione, ma soprattutto anche grazie anche al fatto che gli emiliano-romagnoli sono bravi. Vogliamo dirlo, sono molto bravi, però in questo sindaco ci dovrà dire lei come sta andando con l'ospedale, se sta procedendo bene, se i comportamenti che nota nei lughesi, perché insomma questa è una trasmissione sportiva, però intanto vogliamo parlare anche di Lugo, non vogliamo mai dimenticare anche in pandemia che ci sono delle città meravigliose appunto dove noi vi vogliamo accompagnare grazie anche a questa nostra trasmissione, questo progetto e alle società podistiche che fanno parte di questo progetto della Regione Emilia-Romagna. Sì, intanto siamo tutti desiderosi di capire se le valutazioni che si stanno facendo per il ritorno della nostra regione in zona gialla si verificheranno, perché questo vorrebbe dire comunque avere dato un segnale di rispetto non solo delle regole ma soprattutto di una gestione in ambito sanitario che è quella che poi ha sempre contraddistinto la nostra regione, il nostro territorio. E Lugo, come lei ben diceva, questo ospedale che è stato riorganizzato, trasformato, se vogliamo dirlo in questo modo, in Covid Hospital, in particolare nella prima fase del Covid, cioè nel periodo di marzo. In questa seconda ondata, insieme alla direzione, in realtà si sta già avviando un percorso per scindere la parte di gestione del Covid da quella ordinaria, così come già annunciato dal presidente Bonaccini. L'ospedale è un ospedale che ha le difficoltà che purtroppo vivono tutti i presidi ospedalieri in questo momento, cioè una carenza di personale, un rapporto tra l'impegno lavorativo necessario e il numero di forze messe in campo sicuramente non adeguato, ma che tuttavia sta gestendo questa situazione non senza difficoltà, non senza diciamo anche eventi, episodi drammatici che hanno toccato il nostro territorio. Ecco, tuttavia ci possiamo sicuramente considerare, almeno in questa fase, una di quelle zone, di quegli ospedali che hanno contribuito fortemente a gestire una situazione di pandemia così grave, così pericolosa, che si è imbattuta anche nelle nostre comunità. Per quanto riguarda il fatto che gli emiliano-romagnoli sono bravi, sì, alcuni no. Bisogna dire che alcuni comportamenti si sono riverificati nell'ambito purtroppo anche di questa fase, comportamenti che non sono coerenti rispetto alle normative in vigore. Quindi gli emiliano-romagnoli sono bravi, in larga parte sì, alcuni meno. Insomma, allora diciamo a chi non porta la mascherina, a chi non, diciamo, non ottempera quelle che sono, credo, delle chiare indicazioni, anche di buon senso, se vogliamo metterla così, di provare a essere un pochino più rispettosi della libertà degli altri, mettiamola così. Se non vuoi essere educato, almeno sii rispettoso nei confronti degli altri. Quindi indossiamo sempre la mascherina, distanza e rispetto. Bravo sindaco che mi dà l'occasione di ricordare questo importante monito che vogliamo dare anche noi nel nostro piccolo della nostra trasmissione. Quindi insomma un 7 meno meno, questo è il giudizio. No, io sono, diciamo così, voglio essere largo di manico, per me è un 7 più, e a quelli che non rispettano un 2, quindi anche diciamo zero. Così, anche 0, sì, anche 0. Sindaco, siamo in linea, siamo d'accordo. Allora, visto che siamo in linea, siamo d'accordo, le faccio vedere una linea di partenza, che è quella della, perché oggi poi il protagonismo assoluto è quello dedicato al podismo, ma non solo. Allora,
la 10.000 di Lugo, questa bellissima gara che è stata organizzata da WISP, che si corre proprio in centro a Lugo e dà modo a coloro che insomma vanno anche un pochino più lenti di poter assaporare quelle che sono le bellezze della città di Lugo. Qui vediamo la partenza di questa 10.000, una delle tante gare che viene organizzata nella zona. Poi andremo a vedere anche un'altra situazione fra un po', con fotografie che ci sono sempre state fornite a cura del suo ufficio stampa e anche dagli amici e colleghi di WISP. Ecco, sindaco, partenza di una 10.000 che poi è proprio in centro, sotto le ali protettive di Francesco Baracca. Sì, questa è una manifestazione appunto organizzata da WISP, peraltro organizzata e voluta proprio nel centro della nostra città, perché riteniamo che queste manifestazioni sportive, in particolare quelle podistiche, ma non solo, possano essere un grande momento per tante persone che provengono da fuori comune di conoscere le nostre bellezze, le nostre caratteristiche e anche i monumenti più importanti, tra cui ovviamente c'è quello di Francesco Baracca, dedicato appunto a Francesco Baracca, un monumento voluto e progettato da Domenico Rambelli, che di fatto diventa il simbolo, insieme a Francesco Baracca, della nostra città. Un monumento molto bello, molto importante, un monumento che di fatto si colloca al centro di una piazza che però, come dico sempre, ha tante caratterizzazioni architettoniche ed è forse una delle pochissime piazze nelle quali convivono quasi 1000 anni di architettura. Una piazza molto versatile e molto anche gettonata per gare podistiche, ritrovi e non solo, insomma anche per quanto riguarda il Memorial Guerrini, che vedremo nelle prossime foto. Anche qui ospita come sempre una gara podistica, tantissimi i partecipanti, ma poi andremo a vedere anche una Lugo classificata come una delle città per eccellenza dello sport, tanto da addirittura nel giorno di Santo Stefano, sindaco, voi dedicate proprio una giornata intera a premiare tutti i tipi di società sportive possibili e immaginabili, perché a Lugo addirittura c'è la vela, insomma, incredibile ma vero. Sì, Lugo da questo punto di vista offre tante opportunità, abbiamo tante società sportive che si muovono grazie soprattutto ad un volontariato che si impegna, si organizza appunto e si rapporta in maniera sempre costante con l'amministrazione comunale. Quella a cui lei faceva riferimento, il 26 dicembre, è una di quelle giornate importanti per Lugo, perché premiamo gli atleti di tutte quelle che sono le società sportive presenti nel nostro territorio, che sono davvero variegate, dal ping pong al crossfit, passando ovviamente per il calcio, la pallavolo, mi verrebbe quasi da dire che non c'è sport maggiore o minore che non si sia organizzato in una società sportiva nella nostra comunità, e credo questo sia il segno di una vivacità, di una capacità appunto organizzativa, ma anche di una grande passione, di un grande senso di rispetto per quel che sono le discipline sportive nel senso più ampio possibile. Ecco, io ricordo molto bene molte edizioni di questa giornata dello sport, dove gli atleti veramente vivono un'emozione credo unica, perché tutti singolarmente, anche Enrico Spada ne sa qualcosa anche lui. No, io l'ho presentata per 3 anni, il sindaco non c'era ancora, ma insomma mi sono preso anche questa soddisfazione. È una bella soddisfazione, credo sia soddisfazione anche alla presenza degli assessori regionali Corsini, ma anche altri personaggi che sono spesso e volentieri stati vostri ospiti. È l'emozione di essere premiati davanti a un parterre de roi che poi è tutta la città, e tutta la città partecipa. Sindaco, credo che sia una giornata più unica che rara, che molti vi invidiano nel territorio, che quest'anno purtroppo temo non tornerà, ma ritornerà nel 2021 ancora più bella.
Ma in realtà noi stiamo cercando di organizzare attraverso questi strumenti, che peraltro stiamo utilizzando anche in questo momento, una giornata dello sport molto particolare, cioè stiamo provando a capire come riuscire in un qualche modo a realizzare attraverso un webinar dedicato sempre nella giornata del 26 dicembre, la giornata dello sport. Devo dire la verità, non siamo ancora sicuri di poterci riuscire, perché serve comunque un lavoro organizzativo che impegnerebbe sia la nostra struttura che i nostri amministratori, che oggi sono in larga parte concentrati nella gestione del Covid. Tuttavia non vogliamo assolutamente perdere questa manifestazione e vogliamo appunto cercare continuità anche attraverso queste piattaforme che sul web oggi stanno davvero spopolando e che stanno aiutando anche noi a gestire operativamente le cose di cui tradizionalmente ci occupiamo andando nei posti o negli incontri. Quindi io sono piuttosto convinto che qualche cosa accadrà anche quest'anno per la giornata dello sport. Ecco, grazie Sindaco, che lei riconosce anche la validità dei mezzi che anche noi abbiamo deciso di adottare, oltre a essere ospitati da questo portale nazionale che è oasport.it e Sport2U Web TV, che è la web TV che ci ospita all'interno appunto di questo sito sportivo che si posiziona, la voglio dire, come quinto livello nazionale per ascolti, e quindi insomma ringrazio anche Enrico Spada che è qui con noi ed è l'editore. Però noi abbiamo scelto anche l'Epida TV, che è un importante veicolo per tutte le amministrazioni pubbliche, quindi entra veramente in casa di tutti i cittadini, perché noi crediamo così di essere ancora più democratici e di poter veramente coinvolgere tutti. E quindi non voglio perdere l'occasione di dire, con questo Sindaco, di ringraziarla, ma di dire anche, ricordare che Lugo è la città di Francesco Baracca, che tutti un po' noi amiamo, già questo l'idolo dell'aviatore, il Baracca che ci ha fatto sognare nei anni or sono, e il Baracca che voi avete celebrato in maniera molto degna anche quest'anno, nonostante il Covid, a giugno vi vedremo con le mascherine, però il sindaco e la città non hanno dimenticato questo loro avo. Beh no, diciamo che nonostante la difficoltà del momento non potevamo non ricordare appunto la figura di Francesco Baracca, perché riteniamo che la figura, il mito, l'eroe Francesco Baracca siano un elemento caratterizzante ed anche identitario della nostra città, motivo per cui grazie alla collaborazione del Motoclub, grazie all'UNUCI, grazie a tante associazioni che anche qui lavorano costantemente per la valorizzazione di Francesco Baracca e della sua figura, abbiamo voluto anche quest'anno appunto celebrare. È un momento importante, un momento che anche qui si ripete tutti gli anni, credo che sicuramente molti ricordino e molti abbiano ancora negli occhi le immagini di quella giornata in cui le frecce tricolore resero omaggio a Francesco Baracca a 100 anni dalla sua morte. Immagini che restano memorabili e scolpite nel cuore di tutti i lughesi e non solo. Ecco, voglio ricordare che proprio a Francesco Baracca è dedicato un meraviglioso museo che assolutamente merita, non in questo momento, purtroppo anche questo ha subito chiusura come da decreto, però insomma un museo che merita veramente l'attenzione, chiunque ci guarderà anche on demand, qui la vedo Sindaco con un personaggio importante. Sì, è Livio Lodi, il direttore del Museo Ducati, col quale peraltro quest'anno abbiamo costruito una straordinaria collaborazione sulla figura invece dell'ingegner Taglioni, a 100 anni appunto dalla nascita dell'ingegnere Taglioni, lughese, nato a Santa Maria in Fabriago, l'uomo che ha inventato e che ha collocato sul sistema delle due ruote delle motociclette il sistema desmodromico, che è ancora quello che la Ducati utilizza. Quindi Lugo ha dato i natali anche a personalità che sono sicuramente meno conosciute di Francesco Baracca, ma che hanno portato il nome di Lugo in giro per il mondo, e che tra cui appunto Taglioni, che abbiamo ricordato quest'anno. Sul Museo Baracca ha detto tutto lei, conoscendolo diciamo molto bene, è sicuramente
uno delle punte di diamante dal punto di vista dell'offerta culturale che Lugo può mettere in campo, ed è anche il tentativo, come dire, di coniugare la storia e la tecnologia, quindi storia e modernità che si incontrano, che si incrociano dentro questo meraviglioso luogo che poi è la casa nella quale la famiglia di Baracca visse a Lugo e che oggi è stata trasformata in un museo. Bella immagine che ha dato di storia e tecnologia che si vanno a fondere. Io voglio solo ricordare che sono stata una delle ultime a intervistare l'ingegner Taglioni, Fabio Taglioni, che ho conosciuto, un gentleman, veramente una grandissima mente nonostante la sua età, perché era già molto avanzato. L'ho conosciuto proprio in Piazza Lugo, quasi di fronte alle pescherie della Rocca. C'era un evento organizzato dall'amico Trioschi e lì mi parlò di come arrivò a questo motore, il mitico pompone che piace tanto ai ducatisti, ma non solo, insomma è un mito ed è qualcosa veramente di eccezionale. Ricordo ancora questa, una delle più belle interviste, Enrico, che ho realizzato in tutta la mia carriera giornalistica, se così posso esprimerla, dopo quella di Rita Levi Montalcini. Insomma, io Taglioni lo ricordo, ce l'ho ancora nel cuore proprio per questo suo grande, grande modo, questo grande gentleman di altri tempi, insomma, era lughese, vogliamo dirlo, sindaco? Certo. Sì, vogliamo dirlo, abbiamo detto quest'anno che era lughese, qualcuno si è quasi annoiato, c'era gente che non conosceva Taglioni e si è, diciamo così, quasi annoiata nel sentirlo per il tanto. Bravi. Che abbiamo fatto, ma credo che sia meglio così, perché ricordare i lughesi illustri è uno dei compiti che le amministrazioni comunali devono mettere in campo, perché poi il nome di Lugo passa anche attraverso le persone che l'hanno resa grande. Sindaco, grazie, sindaco. Ho una domanda, spero non troppo scomoda, però un po' sì. Io nel cuore, Lugo è conosciuta in tutta Italia per il Giro di Romagna. Di ciclismo, qui si parla di sport anche per tutti. Io ho nel cuore il Giro di Romagna perché l'ho seguito per tanti anni e mi manca, come credo che manchi a tanti lughesi. C'è un'idea, cioè in tutto quest'anno abbiamo rivisto il Gran Premio a Imola, il Mondiale in Emilia Romagna, il Mondiale di Ciclismo in Emilia Romagna, abbiamo visto tanti eventi rinascere, magari arrivare qua da noi in modo anche inaspettato. Potrebbe esserci anche il Giro di Romagna in questi ritorni, oppure no? Beh, intanto non è una domanda scomoda, anzi è una domanda che mi fa molto piacere, perché mi dà l'occasione di così parlare di un pezzo di storia dello sport della nostra città, ma non solo. E lei ha fatto l'elenco di quelli che sono gli eventi che la regione ha voluto mettere in campo e riportare in auge nel nostro territorio. Beh, io credo che noi oggi siamo dentro ad una grande organizzazione come quella dell'Unione dei Comuni, e l'Unione dei Comuni è dentro il contesto della Regione Emilia-Romagna. Penso che con uno sforzo, diciamo, politico e anche con un forte richiamo alla nostra identità, si debba quantomeno provare di riportare in auge quella gara ciclistica così, così importante, che ha segnato anche l'inizio peraltro di tante di carriere, di tanti professionisti del nostro territorio e non solo. Quindi un ragionamento credo che si possa, visto il periodo, proprio mettere in piedi e, perché no, tentare in questi casi davvero non nuoce, l'abbiamo visto su manifestazioni assolutamente più rilevanti, perché no ripartire anche da qui, da Lugo e dalla Romagna, attraverso una gara che l'ha resa grande ed importante nel panorama nazionale, non solo. Sindaco, ci contiamo tanto e adesso andiamo. Facci una mano. Noi siamo qui, Noi quando avete bisogno di avere un po' di visibilità, siamo qui e vi ospitiamo sempre molto volentieri. Qualsiasi cosa lei ci chieda, soprattutto per aumentare l'offerta sportiva del nostro territorio, noi siamo pronti a raccoglierla. Anzi, se ci sfida, noi siamo pronti a rilanciare ancora di più. Il sindaco se l'aveva già in agenda. Adesso passeremo parola a Manghi, che è ospite fisso oramai in trasmissione. Vediamo, ma
vediamo di incrociare. Troveremo delle porte aperte perché il sindaco ci sta già lavorando. Bene. Allora, grazie al sindaco Ranalli per essere stato con noi quest'oggi. Noi l'aspettiamo ancora in questo nostro viaggio lungo che accompagna il mondo del podismo e dello sport emiliano-romagnolo. Io do la parola a Daniele Menarini, direttore di Correre, per raccontarci di Sara Dossena, una campionessa che insomma a New York ha chiuso al sesto posto la maratona, quindi direi che meglio di così non poteva fare negli anni scorsi. È ancora pronta per affrontare, speriamo, le Olimpiadi di Tokyo. E noi invece ci rivediamo dopo con la seconda parte, i campioni di corsa di Daniele Menarini. A dopo. Daniele Menarini è qui al mio fianco, il direttore di Correre. Ciao Daniele, bentornato, il nostro appuntamento immancabile della settimana di Run to You. E oggi dobbiamo parlare, Daniele, io e te abbiamo fatto una cosa per me meravigliosa per me, che è stato commentare assieme qualche maratona, in quel periodo lì, sempre in operazioni parallele, io commentavo anche il triathlon e mi è capitato di commentare una atleta di nome Sara Dossena che io pensavo avesse un grande futuro nel triathlon e invece è diventata la donna, diciamo, di riferimento del podismo, del running italiano. Daniele, oggi tu ce la racconti, Sara Dossena. Allora, partiamo da un'immagine. Innanzitutto ciao Enrico e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Hai ragione, perché lei era partita dal duathlon e poi il triathlon, dove ottenne anche un podio in una prova di Coppa del Mondo. No. Però l'immagine, a me, io odio la parola iconico perché la stanno usando tutti, però in questo caso forse sì. L'immagine iconica che abbiamo da lei è che ci mettiamo lì in una domenica di novembre davanti al televisore, accendiamo, c'è la maratona di New York, si fanno vedere la gara, sai che loro sono un po' rigidi, testa della gara maschile, testa della gara femminile, non c'è nessun'altra sequenza, comandano loro, beati loro, fanno quello che gli pare. Davanti alla gara maschile c'è questa figura esile, tutta vestita di rosa, con questi calzettoni tutti a righe colorate, e a chi non è Sara Dossena. Al debutto in maratona, lì davanti, con dietro delle fenomene, scusa l'italiano, come Mary Keptani, come le altre che poi dopo le daranno battaglia, tutti a dire, secondo me sta sbagliando tutto, invece no, era il debutto in maratona, finito in 2:29, sesta, ma dopo avere calamitato l'attenzione e l'affetto di tutti, non soltanto degli italiani, i più dotati di lunga memoria, forse perché più vecchi, ricordavano che in fondo alla stessa maniera era maturata la prima vittoria di Orlando Pizzolato, in fuga da perfetto sconosciuto, tant'è vero che lì venne coniato il termine Pizzo What, perché i giornalisti americani chiedevano agli italiani Pizzo chi, non riuscivano neanche a commentarlo. Al femminile la Dossena ha fatto un po' il Pizzolato, non ha vinto ma si è imposta al mondo. Da quel momento non ha fatto altro che regalarci soddisfazioni, come l'anno dopo i campionati europei, quando chiuse 2:27, e nel 2019 la maratona solo femminile di Osaka, un 2:24 netti, ottenuto in condizioni meteorologiche certamente non facili. Dopodiché è venuto fuori l'altra faccia della vita di Sara Dossena, che è questa esposizione frequente agli infortuni, che era poi il motivo, Enrico, per cui a un certo punto lei aveva scelto il duathlon e il triathlon, perché bici e nuoto fanno un pochino riposare il piede, diciamolo in modo piuttosto brutale, piuttosto che correre sempre come devono fare questi top runner di altissimo livello. E in effetti è una continua partita di grande equilibrio tra il dover spingere negli allenamenti e il dover preservare una struttura molto delicata, sempre un pochino un camminare sul filo. E in questo va detto bravo a Brassini, che la segue da sempre, perché riesce a trovare spesso questa alchimia, suggerendo anche al mondo degli allenatori qualche soluzione che era un po' abbandonata. Ad esempio, alcuni degli allenamenti di aerobia, come può essere il fondo lento, ma anche altri, non è detto che non si possano fare in bici, avendo tempo a disposizione e capacità di distribuire diversamente i valori. Per cui anche dalla storia di Sara Dossena, che ha voglia di imparare qualcosa in allenamento, può guardare bene. Noi chiaramente, come abbiamo già fatto per altri atleti che abbiamo presentato qui, facciamo il tifo perché possa essere pronta all'appuntamento della prossima primavera e prossima estate, perché davvero Sara Dossena può essere una fonte di grande soddisfazione, perché oltre a questo livello raggiunto, lei è primatista
italiana di maratona, l'ha tolto Valeria Stragno togliendo 3 secondi al 2:23:47 della Valeria, che già era un grandissimo tempo. È un'atleta estremamente combattiva e non ha paura di niente, per cui è una dalla quale anche in competizioni straordinariamente difficili come i Giochi Olimpici, ricordiamo che la maratona si terrà a Sapporo perché a Tokyo fa troppo caldo, però è una che fino a quando non si schianta va avanti, l'abbiamo vista a Doha, fino a quando non è andata distesa per terra per l'umidità, per le condizioni di quella notte incredibile, ha veramente dato il massimo che aveva. E quindi è un'altra di quelle per cui credo che tutti i nostri ascoltatori, telespettatori, facciano tranquillamente il tifo. Lo dobbiamo fare assolutamente per le nostre ragazze, per i nostri ragazzi, e noi ti ringraziamo per questa presentazione meravigliosa come sempre, e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con i campioni di corsa. Ciao Daniele. Ciao a tutti. Seconda parte di Run to You, puntata numero 20, non l'abbiamo detto prima perché avevamo ospiti importanti, lo ricordo adesso perché insomma abbiamo raggiunto Sabrina e possiamo aprire lo studio, il nostro studio, non possiamo festeggiare anche con Vittorio, ma insomma lo facciamo con due ospiti che sono molto molto importanti, festeggiamo la 20ª puntata con Raffaele Alberoni, che non è ospite, è un padrone di casa, il nostro referente del coordinamento un abitué, insomma, padrone di casa, e Daniele Golfari, che è presidente del gruppo podistico Lughesina. Ben arrivato Golfari. Buongiorno a tutti. Sabri, vai tu per parlare di un evento che si tiene tutti gli anni, no? Si tiene tutti gli anni, che tu conosci bene, perché voi non lo sapete, ma chi ci sta guardando da casa, è uno purtroppo dei pochi appuntamenti che ha delle concomitanze spaventose, solitamente concomitanze con la giornata dedicata alla scorta sicurezza. E ricordo spesso e volentieri che è stato incredibilmente Enrico Spada a sostituirmi, quindi siete dei eletti. Io ho passato delle mattine a dare la caccia a Golfari, quello era difficilissimo trovarlo, si nascondeva, ma poi prima o poi lo trovavo, insomma. Pensate, siete riusciti a far smuovere Enrico Spada su una gara podistica nonostante le commenti tutte, e infatti qualsiasi tipo di sport è una delle poche gare podistiche su cui si palesa, quindi insomma, sai Sabri che io la domenica Presidente, quando sei veramente un eletto. Sì, allora, la domenica mattina quando ci sono i campionati io lavoro, quindi purtroppo non posso, soprattutto per quel motivo. Però no, se arrivare fino a lungo un po' di tempo lo vedo volentieri. Allora, colgo subito la palla al balzo, voglio salutare anch'io Vittorio Martone, che oggi purtroppo per impegni inderogabili di lavoro, come sempre, qui si va anche a braccio, si deve improvvisare, e quando si è bravi ovviamente si riesce anche a gestire più situazioni. Beh, Vittorio, lo voglio dire a Raffaele Alberoni presente, che è uomo anche di WISP, Vittorio Martone è veramente un bravissimo collega, responsabile della comunicazione Emilia Romagna di WISP, nonché un validissimo scudiero numero uno, e scudiero numero due ti rappresenterà quest'oggi, Vittorio, perché oggi parliamo di Sulle Ali di Baracca. Ecco, Daniele Golfari è presidente del gruppo podistico amatori della Lughesina. Vediamo le immagini di quello che è stato l'anno scorso. Qui ogni tanto c'è il ghiaccio, ogni tanto piove, c'è di ogni, però l'anno scorso non pioveva. Ogni tanto piove, quello te lo posso garantire. Beh, la pioggia forte l'ho presa io, comunque un anno è stato micidiale, però questa era l'edizione di anno scorso, la numero 40, tu pensa, quest'anno avrebbero festeggiato la numero 41 di questa corsa competitiva di 10 km, bellissima, perché fa un po' di centro, un po' di periferia, insomma, bello, perché insomma gli amici della Lughesina in un bel quartier generale di ricezione, che è poi il centro sportivo Lumagni, qui è la loro base per ospitare non solo gli adulti, ma poi il 1° maggio, lo voglio ricordare, hanno anche ospite le Promesse di Romagna in questo bellissimo parco che è nominato, è detto un po' così da noi lughesi, il Parco del Tondo, vero Daniele Golfari? Intanto ben arrivato. Grazie, ben trovati. Sì, esatto, il Parco del Tondo, dove il 1° maggio facciamo le Promesse di Romagna, e mentre invece
fine novembre, facciamo, quest'anno avremmo dovuto fare la 41esima edizione di Sulle ali di Baracca. Purtroppo il clima non ce lo consente, quindi restiamo un po' alla finestra come da marzo stiamo facendo un po' tutte le società. State solo alla finestra o anche passeggiate, correte? E poi vi invito a seguire tutto ciò che ci ha detto Manghi nella prima parte di trasmissione, che ci ha anche dato buone speranze di rientrare nuovamente ancora nella zona gialla. Beh, allora, abbiamo degli atleti che sono riusciti a partecipare a alcune gare anche a livello nazionale, quelle poche che sono state organizzate, ottenendo anche dei buoni risultati, ad esempio la squadra femminile ad Arezzo è arrivata prima di categoria a livello nazionale, una staffetta di 4x400, e quindi non, diciamo che non ci siamo fermati, continuiamo a correre, ad allenarci, sperando presto di poter ricominciare le nostre attività consuete. Ecco. Quello che stiamo vedendo è un po' la periferia, che dicevamo, di questa gara, che parte dal centro, un primo centro di Lugo, per dipanarsi dove come zone periferiche, Golfari? Dunque va verso Villa San Martino, tutta in campagna, c'è un bel percorso tutto pianeggiante, e per poi rientrare a Lugo, sempre lì a via Lumagni, al centro sociale Tondo. Partendo dalla via Baracca, passando vicino al monumento di Baracca, infatti abbiamo cambiato nome alla gara, che prima era camminata città di Lugo, proprio per festeggiare la ricorrenza del centenario della morte di Francesco Baracca nel 2018. E già l'anno prima avevamo, in funzione proprio di questa ricorrenza, cambiato il nome alla gara e anche il percorso. E partendo dal centro sociale tocca una parte del centro, passando vicino al monumento, e poi dopo si dipana verso Villa San Martino per poi rientrare al centro sociale. Assolutamente, una gara che era anche denominata la corsa di San Martino, perché si tiene sempre nel periodo, nelle prime due settimane di novembre, è vero Golfari? Questo è sempre rimasto un appuntamento oramai fisso del calendario. Sì, all'inizio era denominata Camminata di San Martino, poi dopo per ottemperare anche altri impegni con altre società, magari sono state cambiate un po' le date. Dall'inizio di novembre siamo arrivati alla fine, l'ultima domenica di novembre, quindi non, diciamo che non aveva più senso chiamarla Camminata di San Martino, che sappiamo bene che è l'11 di novembre. Per cui abbiamo approfittato del cambio nome anche per questo motivo qui, insomma. Ecco, vorrei ricordare che quel signore che state vedendo le premiazioni è il presidente della Deco Industrie, Antonio Campri, che oggi doveva essere presente in trasmissione, ma impegni inderogabili di lavoro improvvisi purtroppo ce lo hanno tolto per oggi, perché tanto Antonio noi, presidente, l'aspettiamo nuovamente. Ma vorrei ricordare che in questo bel territorio che è il Lughese, il Bagnacavallese, insomma la Bassa Romagna, si sta producendo così una gran quantità di panettoni, ma già da molto tempo, diciamo che chiusa la Pasqua, insomma, si riparte subito con il Natale. E lo sottolineo perché è una cosa molto bella. Questa azienda regala panettoni anche alle case di riposo, alle persone più bisognose, quindi una grande attenzione delle aziende che lavorano sul territorio anche nei confronti del sociale, un po' quello che hanno sempre avuto anche gli amici della Lughesina, nonché anche il coordinamento podistico Ravennate, che pensa sempre a chi più ha bisogno, è vero Golfari? Poi è un vostro anche sostenitore storico, quindi insomma vi fornisce biscotti per i ristori, ecco, diciamo che ci sono degli appuntamenti fissi con delle aziende che amano essere presenti alle iniziative, proprio perché sono iniziative che fanno bene due volte, non solo fisicamente, ma fanno bene anche al cuore. Esatto, diciamo che la nostra società si chiama proprio CPA Lughesina, dallo storico nome della ditta Deco, quindi
portiamo con onore avanti questo nome, anche perché ormai cioè, è conosciuto in tutta Italia, dappertutto, quindi... Esatto. E anche per quei motivi che dicevi prima, di solidarietà, che sono valori che piace, a cui piace anche noi tenerci. Spesso e volentieri voi partecipate anche a raccolte di fondi come il coordinamento podistico Ravennate, dedicate appunto a chi più ne ha bisogno. Tempo fa avete anche donato una grossa cifra all'ospedale Covid, se non vado errata. Ci abbiamo partecipato anche noi insieme al comitato, ai coordinatori di Ravenna, contribuendo anche noi con... E poi facciamo anche tutti gli anni delle onlus, facciamo delle donazioni a fine anno di solidarietà, insomma. Ecco, Golfari, quanti partecipanti avete avuto l'anno scorso? Giusto per far capire, Enrico, dove si muoveva l'anno scorso, in quale acque agitate era con tutti quei podisti che gli giravano attorno, quanti erano? L'anno scorso avevamo 395 atleti competitivi, per un totale di 1.400 in totale, tra camminatori e quant'altro. Mi ricordo che pioveva a dirotto, quindi praticamente sono temerari praticamente questi. Sì. Non ha paura di niente i podisti, assolutamente. Gabri, sentiamo anche Raffaele. Gli ultimi tre anni... Infatti stavo... Sì, sono stati un po' bagnati, Golfari, però va bene. Gara bagnata. Infatti volevo proprio... chiedere a Raffaele, ci saranno tanti progetti a mollo, poi vedo che insomma hanno una gran voglia di correre i podisti, credo che ci sarà anche l'affollamento di gare il prossimo anno, presidente, referente, presidente, cosa mi racconti? Mi fai correre tutti i giorni insomma, dietro di voi. Già lo facevamo, perché lo sai che erano stati previsti... Buone abitudini non si perdono. Ecco, 2020 erano stati previsti 225 eventi, quindi se non è tutti i giorni ci dava vicino. No, allora effettivamente le questioni sono tante da parlare, perché questa situazione purtroppo in evoluzione negativa ha fatto scombussolare un po' quelle che erano una serie di piani che ci eravamo dati, o quantomeno di programmazione. Però i podisti, nonostante che siano stati all'inizio in maniera sbagliata, ma anche lì una serie di pregiudizi, considerati gli untori, invece sono stati quelli che si sono sempre comportati in maniera assolutamente responsabile e consapevole della situazione che stavamo vivendo e che stiamo vivendo. Tant'è vero che man mano che le normative sono uscite, noi ci siamo adeguati allargando, stringendo le maglie, ma sempre in maniera restrittiva, cioè se le cose erano strette stringevamo ancora di più. Ecco perché dico che i podisti sono sempre stati presenti, perché durante, prima l'avete accennato, ci tengo a precisare alcune cose. Durante il lockdown a livello di provinciale, quindi tutte le nostre associazioni, compreso anche quella di Limolese, visto che collaboriamo, abbiamo raccolto in soldi, perché bisogna guardare anche la parte concreta, circa 66.000 euro o qualcosa di più, che sono stati donati agli ospedali del comprensorio, quindi Ravenna, Lugo, Imola e Faenza. Oltre a questi si aggiungono un controvalore di circa 10.000 euro in prodotti che alcune aziende, avete nominato la Deco, non è pubblicità, si fa, perché bisogna dire quali sono le aziende che ci hanno aiutato, e sono state veramente tante, che hanno contribuito a fornirci dei prodotti alimentari che noi abbiamo dato alle famiglie tramite altri corrispondenti, alle famiglie più bisognose. Quindi il concetto è questo: nel momento in cui si è in difficoltà, noi ci aiutiamo, noi diamo una mano più che volentieri, tutte le società sono rimaste solidali. Ecco, un esempio di solidarietà, ma anche di unione fra di noi, lo dovremo dimostrare il prossimo anno. Perché così, senza fare previsioni del tempo, visto che non abbiamo le competenze, ma soprattutto vogliamo essere seri, quindi invece che previsioni del tempo ragioniamo di quello che può essere l'evoluzione epidemiologica, siamo consapevoli che secondo me i primi 3-4 mesi dell'anno non avremo una linearità nelle svolgere eventi. Noi l'altra sera abbiamo fatto una riunione delle società podistiche e già abbiamo cominciato a riprogrammare alcuni eventi posticipati nel tempo. È chiaro che non diamo ancora delle date certe, perché comunque la situazione è da verificare e soprattutto da guardare la combinazione con
con tutte quelle che sono la fine, insomma tutte le varie cose praticamente. Quindi noi stiamo però lavorando per dire alcune manifestazioni che già hanno saltato l'anno scorso, dobbiamo cercare di salvaguardarle, quindi riprogrammare le date ci sta, ecco, questa è quella delle cose che noi ci teniamo a fare. Ecco. Perfetto, ma sì, però mi sembra che ci siano già, ho sentito qualche cosa, ci sono già delle novità, visto che abbiamo Golfari qui, che è un membro, è un consigliere anche lui del comitato, è un membro molto attivo che io stimo molto, lui e Betta, sua moglie, a cui mando un caro saluto, e tutti gli amici della Lughesina, che sono una delle società più storiche del territorio. So che ci sono delle novità nell'aria, anzi delle gran belle novità, Raffaele. Sì, però facciamo un po' di mistero, di suspense, lo teniamo per la prossima settimana. No, un'idea che va oltre l'evento sportivo di per se stesso, coniuga quello che ho detto prima, la solidarietà e ragionare con responsabilità, lo vogliamo estendere non solo al nostro territorio ma anche tutta la regione e perché no a livello nazionale. Sarà un evento sotto l'egida WISP che comunque coinvolgerà tutte le associazioni sportive, mi verrebbe da dire non solo lo sport del podismo ma tutto lo sport. È un progetto insomma molto ambizioso ma che lo riteniamo doveroso. Ecco, con questa parola rimando alla prossima settimana, così il continua con i puntini puntini. Ecco. Ok, allora aspettiamo, insomma, teniamo ancora aspettare. Il sospeso. Ci toccherà aspettare, ma lo facciamo volentieri. Vediamo appuntamento ovviamente giovedì e venerdì. Giovedì su Lepida, venerdì su Sport2U e Osport con Run2U. La prossima settimana sveleremo questo segreto. In particolare, Raffaele lo farà. Io ringrazio Daniele Golfari per essere stato con noi. Raffaele Alberoni rimane con noi invece. Glielo chiediamo, rimani? Sì. Ok, bene, perfetto. Un po' di tempo, un po' di libertà, va bene. Bene, allora poi così magari se hai una domanda la puoi fare anche ai nostri prossimi ospiti. Invece adesso la parola va a Danny Frisoni, che ci parla di un atleta fantastico, un campione olimpico, Venuste Nyongabo, che è stato uno dei protagonisti anche di gare qui sul nostro territorio. Atleta del Burundi che poi si è trasferito a Firenze, atleta di grandissimo livello, un campione dei 5.000, insomma Danny ci racconta le sue storie legate alla Romagna in Storie di Corsa. A tra poco. Popolo del podismo, ben ritrovati da Danny Frisoni, quest'oggi parliamo di un grande campione legato a una delle gare che si terrebbero solitamente in questo periodo, cioè l'ultima domenica di novembre, e ultimamente viene chiamata sulle ali di baracca Trofeo Città di Lugo. Originariamente la gara era denominata la Corsa di San Martino perché in realtà si correva in questo periodo, ma anche perché alcune edizioni, soprattutto le prime, partirono da Villa San Martino, la località, la frazione proprio vicino Lugo, che viene comunque toccata dal percorso che poi si è diciamo sviluppato da quando la gara è stata trasferita al centro sociale El Tondo, uno dei parchi vicino alla stazione, che dà la possibilità ad esempio anche alle gare giovanili delle Promesse di Romagna di potersi svolgere all'interno del polmone verde, al di fuori del traffico, insomma in massima sicurezza e respirando aria pulita. Il percorso invece delle edizioni che si sono svolte al centro Iris, quindi diciamo verso nella zona verso Bizzuno, era un andare e ritorno, infatti verso Fusignano, verso Bizzuno. La gara è veloce, 10 km, quasi completamente piatta, quindi ci sono alcuni attraversamenti, alcuni ponti, ma insomma prevalentemente veloce, con dei rettilinei lunghissimi, ed è stato per questo che per esempio nel 2005, come lo era stato in precedenza ma anche successivamente, questa distanza allettò
la presenza di un campione olimpico. Parliamo di Venuste Niyongabo, atleta burundiano che si aggiudicò la medaglia d'oro nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Atlanta, stranamente in una distanza che a lui non era tanto congeniale, cioè i 5.000 metri, perché è sempre stato uno specialista, uno dei più grandi specialisti al mondo dei 1.500, milers quindi, e lo testimonia il fatto che su questa distanza, sui 1500 metri, ha conquistato anche un bronzo ai mondiali di Göteborg e un argento juniores ai mondiali juniores nel 92. L'oro appunto lo conquistò ad Atlanta, ma altre tre medaglie le ha conquistate nelle finali del Grand Prix, nel 94 sui 1500, nel 95 quindi l'argento nel 94, l'argento anche nel 95 sui 3000 piani e un bronzo nel 97, in questa volta sulla distanza del miglio. Il burundiano, perché parliamo di Venuste Niyongabo, perché poi già in carriera, quindi parliamo degli anni 90, si allenò in Italia, quindi aveva il manager italiano, si allenava in Italia, si è trasferito a Bologna, dove ha trovato anche la dolce metà, che ha sposato appena 2 anni fa, e la menzioniamo, Maria Giovanna Cioppa, con la quale hanno anche una bambina, ed è diventato quindi italo burundiano con doppio passaporto. Smessa la carriera agonistica, quindi tentò la sorte anche alle Olimpiadi del 2000 di Atene, ma in realtà insomma la sua carriera era in parabola discendente, se non che appunto dopo aver smesso per un certo periodo, un po' come Davide Tirelli, che poi nella stessa edizione nel 2005 a Lugo arrivò nelle prime posizioni, tentando la fuga proprio nelle prime fasi insieme allo stesso Niyongabo, ad Ammar e a Massimo Tocchio. Venuste Niyongabo intraprese la carriera da amatore, in realtà, cioè continuò a correre un po' perché era promoter di un grande brand internazionale americano, e un po' perché gli era tornata anche la vocazione, la voglia. Ora in realtà è allenatore, quindi credo che continui a correre, ma solo per diletto, solo per stare in forma, tant'è vero che è ancora tirato come persona e anche a livello muscolare. Quell'edizione vinse in volata su Josef Ammar per soli 3 secondi, ma quando rimasero loro due negli ultimi metri, chiaramente la sorte per il marocchino di Civitella era già segnata. Però l'orgoglio e l'onore di arrivare secondo dietro un campione olimpico credo che gli marrà nel palmarès, sebbene anch'esso in questo periodo ha smesso di correre. Parliamo di Ammar, uno che è negli albi d'oro di parecchie manifestazioni territoriali. Quindi, come vi dicevo, la storia e l'albo d'oro importante sulle ali di Baracca e precedentemente corsa di San Martino, camminata di San Martino, si avvale appunto della presenza di un campione olimpico, Venuste Niyongabo, il quale, come vi dicevo, ora è allenatore, e speriamo che i suoi consigli possano servire a tanti ragazzi, tanti campioni in erba, a intraprendere le sue gesta. Arrivederci alla prossima puntata, ovviamente sempre con le pillole di storia, sperando di trovare ancora altre informazioni, altre chicche da presentarvi. Ciao a tutti e allenatevi. Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it.
Terre Cevico vi invita a visitare l'Enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol SAI Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol SAI sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci palletizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene 246 km, la Ultra Milano Sanremo 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu, seitan, tempè, ricchi di proteine e biologici. L'alternativa vegetale, sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. In collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica, non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah! Terza e ultima parte della 20ª puntata di Run to You e come al solito in questa fase apriamo lo studio perché cambia un po' lo scenario e ringrazio e saluto, vabbè, Sabrina Sgalaberna e Raffaele Alberoni erano qui con noi anche prima, saluto Stefano Righini, presidente del Ravenna Runners Club e organizzatore della Maratona Internazionale di Ravenna, e Gabriele Tagliati, presidente della WISP di Lugo e Ravenna. Ben arrivati, ciao. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno l'ultima volta
L'ultima volta a Tagliati, se non ricordo male, l'abbiamo intervistata che era al mare. Quindi adesso diciamo che è passato un po' di tempo, purtroppo non si può stare in costume. Sabri, prego. Non si può stare in costume, ma ricordo che la scorsa volta parlavamo invece non solo con Tagliati al mare, ma anche con Righini, parlavamo di Maratona di Ravenna che purtroppo per le cause che tutte noi sappiamo, insomma, non si è potuta disputare, ma Ravenna Runners Club. Sabri, continuiamo a parlare di Maratona di Ravenna, perché se non c'è stata adesso, magari ci sarà fra poco. Anche perché sposo e faccio i complimenti per quello che è stato comunque svolto a Stefano Righini. Complimenti sinceri, perché ha dato un segnale molto forte in questi mesi, da bravo organizzatore che è, di gare podistiche competitive non, di quello che è la volontà di andare avanti comunque. E la Maratona di Ravenna non si è tenuta, ma nella giornata in cui si doveva correre è stato effettuato qualche cosa di diverso, è vero Righini? Sì. Diciamo che la Maratona di Ravenna si sarebbe dovuta svolgere l'8 di novembre e siccome la manifestazione è stata annullata, cancellata solo 15 giorni prima, noi eravamo già belli che pronti per organizzare tutto. Di conseguenza abbiamo pensato bene che tutti quelli che solitamente stanno dall'altra parte della barricata, cioè tutti quanti quelli che sono i volontari, tutti quelli che sono in questo caso le istituzioni, cioè quelli, gli sponsor, i ristoratori, gli albergatori, cioè tutti quelli che rendono possibile lo svolgimento di una normale maratona, questa volta, visto che la normale maratona non si poteva svolgere, è diventato un qualcosa di particolare, li abbiamo messi loro in strada a fare quello che solitamente consentono agli altri di fare, cioè correre. Abbiamo pensato a questa staffetta, appunto una staffetta molto simbolica, perché comunque appunto era composta da vari componenti di associazioni, di enti, di tutti quelli che solitamente lavorano perché la maratona si svolga. E si dà amici collaboratori della Maratona di Ravenna. Qui ho riconosciuto Laura Spada, giusto? Sì, Laura Spada collabora con noi per quanto riguarda un evento della maratona, cioè la Dogs and Run. Quindi, anzi, penso che Laura Spada sia stata la prima staffettista, abbia aperto questa manifestazione. Ecco, esatto. Qui vediamo Giulia Cicognani, che era il coordinamento fra maratone e scuole, che per noi è fondamentale. Quindi sì, ognuno aveva il suo perché ad essere all'interno di questa manifestazione. Cambio del testimone? Ecco, no, nessun testimone, si arrivava a un chilometro, a ogni chilometro si cambiava appunto, si cambiavano i protagonisti, e in questo caso Vigili del Fuoco, IOR, quindi diciamo che ognuno rappresentava un qualcosa per la maratona. Percorrendo le strade deserte della città, insolitamente deserte in questa data, e quindi è stata una cosa molto simpatica e molto, molto simbolica. Dal nome We Are Ravenna, giusto Rigo? Esatto, noi siamo Ravenna, nel senso che tutti qua, ecco qui ad esempio l'assessore Fagnani, al fianco dell'assessore Fagnani Ravaioli, Franco, dell'ufficio, quello che ci disegna il percorso, cioè quindi quello che poi autorizza gli spostamenti di segnaletiche varie, posizionamenti di segnaletiche varie, tutte queste cose. L'aveva mai corsa lui la gara? Ravaioli è un abitué della nostra manifestazione, quindi Perché è così bella, perché la vive proprio, insomma, qua si fanno le cose, le si pensa e le si applica anche. Beh, questo è un grosso vantaggio, nel senso che se chi corre è anche deputato, diciamo in questo caso, a disegnare un percorso o
capire le varie problematiche che possono esistere per chi corre è sicuramente un grosso vantaggio, assolutamente. Oh, quello lì lo conosciamo, ragazzi? Yeah. A grande furor di popolo, oltre a Fagnani, c'è anche Righini che sta correndo. Ah, sì, 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 come ha detto giustamente l'assessore, forse dal 1972, ho detto forse 96, che non correvo, di conseguenza ho faticosamente percorso l'ultimo chilometro della staffetta. D'altronde, ma tu andavi forte quando correvi, eh? Sì, ma antichi ricordi, antichi ricordi. Pensa che sono riuscito a commentare anche gare tue, quindi è passato un po' di tempo. Ah, ok, molto bene. Vuol dire che siamo giovanissimi tutti, allora. Ok, perfetto. Ma mi pareva di aver scorso anche il Tagliati della situazione e l'Alberoni della situazione, che sono qui in studio con noi quest'oggi, o vado errata? No, assolutamente. Ecco, c'è da dire, ognuno del... È bello anche questo, perché chi ha corso, e prima abbiamo visto Fabrizio dello IOR e Franco Abdoni del Fuoco, che correvano spediti. Questi correvano probabilmente anche sotto i 4, comunque attorno ai 4 al chilometro. Quindi l'avevano messa più dura. No, il bello di questa cosa è che ognuno percorreva il suo chilometro al passo che reputava più idoneo alle proprie capacità, e quindi adesso forse Raffaele qualche passo di corsa l'avrebbe potuto anche fare, però doveva rispettare gli ordini di scuderia, che erano quelli di Gabriele Tagliati, e quindi hanno fatto una camminata di un chilometro. Magari è abbastanza spedito, eccoli qua. Mi pareva di averli visti. No, sì, tanto di mascherina. Sì. Tagliati, io sono del suo partito. Hanno camminato, quindi camminando per rispettare le regole, bisognava mantenere la mascherina, mentre correndo si poteva togliere la mascherina. Quindi sono stati ligi a quelle che sono le regole. Del DPCM, no? Quindi ormai parliamo del DPCM come se fosse una cosa entrata in tutte le case, ed è entrata in tutte le case. Quindi niente, questa era la regola. Loro hanno fatto la loro passeggiata simbolica di un chilometro, la passeggiata l'hanno fatta vera, di un chilometro, e dando il cambio ad altri volontari delle varie società podistiche, come dicevo prima, Avis, DVS. Adesso non vorrei citare Punta Marina, Alfonsinese. Tutti coloro che partecipano. Tutti quelli che hanno aderito a questa iniziativa, e dico la verità, avremmo potuto fare molti più chilometri per partecipare un po' tutti, e quindi tant'è vero che a volte abbiamo messo due associazioni nello stesso tratto. Caso si parla di WISP, insomma, anche WISP era presente e solidale, ripeto, e mi ricomplimento veramente per l'idea, ma soprattutto per il fatto di dimostrare di esserci. Questo la dice lunga su quello che è il DNA dei Ravennati, ma non solo degli Emiliano Romagnoli. Però volevo tornare sull'ultima immagine che avete adesso. Ho visto Tagliati con le mani dietro la schiena, quello è il classico atteggiamento però della camminata molto easy, quindi magari avrebbe potuto fare qua. Eccolo lì. Bravo Stefano in regia, che prontamente ci rifornisce proprio l'immagine di Galeotta. Era per gettarsi sul filo di lana, Stefano, è proprio proiettati in avanti verso il filo di lana. Vedo che c'è l'intenditore lì, era il petto proteso verso lana. A parte gli scherzi, il filo di lana in questo caso era oltre 500 metri, quindi si preparava. era già pronto per buttarsi. Ma a parte gli scherzi, insomma, complimenti, ma è stato recepito il messaggio che avete mandato? È stato soprattutto apprezzato in questa Ravenna insolitamente deserta per quella data, effettivamente invasa da 12.000 passa persone negli anni precedenti, insomma, avere soltanto un manipolo di uomini, di volontari, pur importante, insomma, però alquanto singolare. Ma io penso che Ravenna abbia recepito vissuto bene questa iniziativa,
non pubblicizzata, semplicemente per un motivo. Stiamo vivendo tuttora un momento molto complicato, nel senso che se è vero che noi il 24 di settembre abbiamo confermato la maratona, è altrettanto vero che, adesso non vado a mente, ma mi sembra quando è che abbiamo annullato la maratona, ci sono stati tanti pareri estremamente positivi, nel positivo non, è un termine che non voglio usare in questo momento, tanti pareri che hanno detto avete fatto accolto bene, accolto favorevolmente, esatto, tanti pareri di questo tipo, ma anche qualcuno che si lamentava del fatto che si sarebbe potuto correre, è inutile fare dei protocolli se poi non possono essere mantenuti, perché il protocollo FIDAL con il governo avrebbe permesso di, però diciamo che le cose sono cambiate troppo rapidamente per poter svolgere un evento di massa, perché poi il problema è l'evento di massa. Fare un evento per pochi sarebbe stato consentito, in questo momento l'evento per pochi sarebbe consentito senza pubblico, quindi diciamo che avrebbe totalmente snaturato quello che era l'evento vero della manifestazione, quello che la città ha vissuto negli ultimi anni, quindi una crescita esponenziale di partecipanti, soprattutto nella 10 km, quindi il vivere insieme questo evento. Tutto questo non sarebbe stato possibile e non sarebbe stato visto di buon occhio, perché voglio dire, non sarebbe stato possibile stare insieme se fossero aumentati i numeri, come poi effettivamente sono aumentati, e quindi di positività, quindi di positività al virus. Quindi poteva essere motivo per alimentare un qualcosa di negativo nei confronti della maratona che negli ultimi anni aveva faticosamente, ma in maniera estremamente brillante, portato ai numeri che poi la maratona ha raggiunto. Quindi abbiamo accolto quello che la cittadinanza, secondo noi, avrebbe voluto fare, cioè non avrebbe voluto fare la maratona. Chiaro che la maratona, questo non lo devo dire io, l'ha detto qualcun altro per me, la maratona per qualcuno, non voglio dire fosse l'ultima spiaggia, però per qualcuno era un'ulteriore possibilità di salvare una parte di quello che era tutto quello che di negativo ha portato il Covid, quindi i ristoranti si aspettavano di, ma non dimentichiamo che adesso non si poteva andare al ristorante dopo le 18, di conseguenza dove la mettavamo la gente? Forse a dormire sarebbero andati, ma a mangiare dove? Nei pochi alberghi che avevano i ristoranti aperti, quindi era assolutamente, cioè non era possibile. Quindi... Non era ospitale come sempre, quindi insomma vogliamo fare le cose come devono essere fatte, bravo Stefano. Sarebbe stata una cosa totalmente diversa e non avrebbe portato quei benefici che solitamente la maratona ha portato negli ultimi anni alla città. Quindi questa è una scelta obbligata e questa staffetta era appunto, torniamo alla staffetta, era appunto per ricordare che noi ci siamo, noi contiamo di tornare il prossimo anno più aggressivi, non come il virus, ma aggressivi nel senso di proporre tante belle cose, tante novità, magari anche qualche novità, noi abbiamo già in mente di portare qualche novità per cambiare un po' il format, qualche novità verrà posta anche nel nostro calendario di manifestazioni, qualcosa di nuovo verrà, poi vediamo come verrà recepito. È chiaro che il vaccino dovrebbe agevolare un ritorno alla normalità, bisogna vedere poi questo vaccino in quanto tempo arriverà, in quanto tempo si potrà vaccinare tutti quelli che vorranno essere vaccinati per poter tornare a vivere una normalità che a volte la normalità ci sembra troppo normale, troppo banale, troppo scontata, e invece penso che mai come adesso sia bello capire quanto è bella la normalità. Concordo. Sabri, sentiamo Tagliati?
Assolutamente, Presidente, sei stato in religioso silenzio a ascoltare le parole di Stefano come tutti noi. Insomma, vorrevo un tuo intervento in merito, visto che WISPA comunque è presente anche in questo periodo di ulteriore lockdown, di zona arancione, e visto che WISPA ha appoggiato in toto la manifestazione e l'idea della manifestazione svolta da Stefano Righini e la città di Ravenna. Intanto grazie e ringrazio ancora Righini per l'invito che ci ha offerto per questo tipo di manifestazione particolare a cui ci siamo prestati con molto piacere per diversi motivi. Il primo, l'ha detto Stefano stesso, c'è la necessità di anche in questo momento di continuare a parlare di sport. Continuare a parlare di sport praticato, quindi non va bene il racconto, va bene le idee, va bene qualsiasi cosa, ma parlare di quando ritorneremo a fare sport. Concordo in pieno sulla necessità di fermarsi certe volte, non impuntandosi e dovendo fare cose che snaturano proprio anche l'essenza stessa di qualsiasi tipo di manifestazione, quindi l'essersi fermati a riflettere, a guardare per ripartire il prossimo anno ancora più con più slancio. Altro punto molto importante è perché questo tipo di manifestazione, questa staffetta ideale che si è fatta, deve essere anche l'ideale canovaccio che legherà la manifestazione del prossimo anno e quindi mantenere una coesione tra tutti quelli che parlano di sport, in questo caso di atletica leggera e podismo, su strada ovviamente, perché questo qui è importante. Citava prima Alberoni un'assemblea fatta alcuni giorni fa, il movimento dei podisti ha voglia di ricominciare come si deve, ricominciare seguendo le regole, ricominciare con le manifestazioni. Questo tipo di atteggiamento è l'atteggiamento che ci piace, perché consci del fatto che dobbiamo fermarci un attimo, dobbiamo quantomeno rallentare, ecco, lo facciamo perché poi vorremmo ripartire. Non vorrei che sembrasse un arrampicarsi sugli specchi, perché è una delle poche discipline che in WISP non abbiamo, però a parziale mia discolpa, l'andamento in camminata ha un significato, perché le 15-20 mila, e oltretutto con, come aveva detto Alberoni quel giorno, con il sole che c'era, la giornata che c'era, sarebbe stata veramente una bella manifestazione. Tutte le persone che partecipano alla Maratona di Ravenna, alle anche manifestazioni del sabato, quelle collaterali, e tutte le manifestazioni podistiche che si fanno nella provincia di Ravenna, sono rappresentative di quelli che fanno i quattro, oppure di quelli che vanno con le mani dietro la schiena, oppure quelli che vanno solo anche per fare due chiacchiere, quelli che vanno per stare insieme. Quindi assolutamente questo, se quella staffetta doveva essere una staffetta simbolica per rappresentare chi gode e può godere di una manifestazione come quella della Maratona di Ravenna, ci stava anche quello. Poi, al di là di tutto, quella era la mia performance, ecco, era la mia preparazione. Beh, diciamo che non ha compromesso il risultato finale. Diciamo che avendo avuto prima personaggi che erano andati così veloci, mi sono potuto permettere un'andatura che... Volevo fare uno screenshot a questa immagine, perché la useremo io e Rigo sicuramente per ricatto nei confronti di Tagliati di Alberoni. Cosa ne dite? Mi sembrano tranquillissimi, quindi non li puoi neanche ricattare. Ne approfitto anche per salutare Alessandro Bondi, il presidente di CSI, che è stato il primo che mi ha criticato
per l'andatura da più turistica, direi, ecco, da qui da chi controlla i cantieri più che da chi sta facendo qui, però Raffaele, c'era anche lui. Raffaele, chiudi tu. Sì, due parole veloci. Intanto anch'io, come ha detto Gabriele, estremamente contento di aver avuto questa possibilità, perché si sono voluti mandare diversi messaggi. Intanto quello che ha detto, si è detto di far vedere che comunque lo sport c'è, anche se deve stare fermo col gesto atletico, ma comunque c'è. Poi ognuno ha fatto la performance che riusciva a fare, ma era importante il messaggio. Effettivamente ce ne siamo raccontati diverse delle cose, ma tutte con uno spirito positivo. Stefano prima citava quello che era la mancanza che c'è stata, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista economico. È indubbio che manifestazioni di questo genere hanno un riscontro e un ritorno strapositivo per tutte le attività, considerando anche il periodo novembre, che non è proprio un periodo turistico, ma per avere una settimana tantissime persone che godono delle nostre bellezze, ma anche degli aspetti culinari, insomma, di poter stare bene un po' a Ravenna, è un aspetto che è mancato. È indubbio che è mancato. La giornata era bellissima, l'abbiamo detto, sarebbe stata un'altra festa per Ravenna, ma il mondo non finisce mica oggi. Abbiamo tantissimi altri anni per poter fare le altre edizioni della Maratona di Ravenna. Stefano, io ti chiedo invece, prima hai buttato lì due cose, due preannunci che non hai, però non, vorremmo sapere qualcosa di più, si può sapere? La prima era il rinvio di quello che sarebbe stato a 10 km, perché se ricordate la prima idea era stata quella di confermare maratone mezza e di rinviare la 10 km. Quindi probabilmente a maggio, perché inizialmente si era parlato di trasferirla al 21 di marzo, poi anche ragionando insieme al comune, dicendo che forse marzo poteva essere ancora una data complicata per poter coinvolgere la massa, si è ragionato di spostarla all'ultimo weekend di maggio. Quindi maggio probabilmente sarà la data per riproporre una 10 km in città, come si era già anticipato, aggiungere l'aspetto competitivo, con probabilmente partenza e arrivo in Darsena. In Darsena vuol dire sì, l'area che adesso è super frequentata, super gettonata, la Darsena di città, dove hanno costruito recentemente la passerella in legno, e quindi riqualificare, tornare in quell'area per una riqualificazione totale dell'area. L'altra potrebbe essere una manifestazione, anche questa condivisa sempre con il comune, a settembre, perché in questo momento stiamo cercando di capire quali possono essere i momenti per poter ripartire, non dico in sicurezza, però con una certa sicurezza, anche guardando quello che è successo quest'anno, cioè settembre si è corso senza problemi e poi siamo arrivati a metà ottobre che la situazione è degenerata. Quindi, a parte che ci saranno dei problemi enormi di calendario quest'anno, perché tutte le manifestazioni più importanti della prima parte di stagione si sposteranno nella seconda parte di stagione. E ieri, fortunatamente mi dispiace molto per loro, però l'organizzatore della mezza maratona di Verona mi ha detto che la Giulietta Romeo non si svolgerà, non è, a meno che non ci ripensino, nel 2021 non si svolgerà, quindi pensavano di spostarsi direttamente al 2022. Però Roma Ostia, però altre manifestazioni grosse come Maratona di Roma, come la Stramilano, quindi manifestazioni che erano in programma tutte quante nella prima parte di stagione, sembra che si spostino nella seconda parte di stagione. E di conseguenza ci sarà un fitto di manifestazioni che non porterà sicuramente benefici a nessuno. È stato un anno drammatico. Speriamo che quest'anno, il prossimo, sia solo un anno particolare per poi riprendere quella strada che in tutti i sensi
quella strada che abbiamo lasciato, cioè la vecchia strada che ci sembrava così impervia, oggi ci sembra il paradiso, ecco. Quindi per, giusto per citare qualcosa riferito a Dante, visto che il 2021 sarà l'anno di Dante. E allora Stefano, speriamo di tornare in paradiso molto presto, noi ci contiamo e speriamo proprio di poter tornare a essere, cosa c'è lì Sabri? Intanto essere... se volete parlare invece di purgatorio e stare un attimo così, stiamo un attimo sul percorso che ha tracciato Manghi ad inizio di puntata, beh, nel sito della regione sotto la voce coronavirus, le domande frequenti, è appena uscito un aggiornamento molto importante su tutti quelli che possono essere le interlocuzioni che sono state poste ai prefetti, spostamenti, volontariato, seconde case, caccia e pesca, mense aziendali, chiese, funghi e tartufi, ce n'è per tutti i colori, insomma. Qui potete andare a vedere per tutti gli aggiornamenti pubblicato proprio con ultima modifica il 18 di novembre alle 13:28, dove potrete trovare tutte le domande più frequenti e capire insomma che cosa si può fare, non oltre a quello che abbiamo già ascoltato direttamente dalla regione nel primo blocco di puntata. Quindi speriamo ancora per poco. Speriamo io ancora faccio per il poco. Tifo per i primi, per l'ultima parte di maggio, per fare questa bella gara, perché sappiamo anche che chi tra i primi organizzerà sarà tra quelli più gettonati in assoluto, e noi vogliamo tanta gente sul territorio della nostra regione e soprattutto a Ravenna. Non sono d'accordissimo, nel senso che forse i primi saranno quelli che saranno ancora oggetto di paure, di bolli dove ti devi posizionare, la sanificazione. Cioè io quando parlo di normalità parlo di poter stare serenamente insieme. Non so quanto questo sarà possibile anche solo a maggio, quindi diciamo che da una parte, Stefano, da una parte ci sarà la grande voglia dei podisti, dall'altra ci sarà ovviamente un po' di difficoltà, piano piano cercheremo di superarle. Io vi devo salutare, staremmo qui in salotto tutt'oggi, ma dobbiamo andare avanti, anzi dobbiamo chiudere la nostra puntata. Io ringrazio Stefano Righini, ringrazio Gabriele Tagliati, Raffaele Alberoni, tutti coloro che sono stati con noi quest'oggi, ovviamente Sabrina Sgalaberna, e salutiamo anche Vittorio Martone, per ritrovarlo la prossima settimana, il giovedì alle 19:30 sull'Epida TV, il venerdì alle 20:45 su Sport2U, e poi ovviamente quando volete on demand sia sui social sia su sportyou.tv. Noi lanciamo per chiudere il consueto la consueta pillola dell'allenatore di corsa Giorgio Reggiani, che vi dispensa consigli molto molto importanti. Vi diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao Sabri, ciao a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro e vive buona serata. Giorgio Reggiani, il nostro allenatore di corsa, e oggi parliamo della maratona, di questa della regina delle corse su strada. Giorgio, che diciamo è ammalia praticamente tutti coloro che decidono di intraprendere un'avventura di corsa, di gara su strada, però allo stesso tempo va preparata perfettamente, perché altrimenti diciamo che è una gita che può diventare una mezza tragedia. Quindi Giorgio, spiegaci tu come si prepara al meglio una maratona. La maratona, siamo arrivati al punto forte della corsa, che tutti praticamente un po' come fare, non so, a 100 km tutti ambiscono a finire una maratona. La maratona, anche qui dobbiamo parlare, fa una distinzione netta fra gli atleti d'elite di livello alto assoluto e gli atleti che mirano a farla in 5 ore, 4 ore, 3 ore, come dicevo. Se dobbiamo parlare, è chiaro che io dico delle cose magari per atleti di livello assoluto, che poi uno che anche se è un amatore si trova 6 giorni alla settimana il tempo per allenarsi, trarrà spunto da questo in base ai tempi che pensa di fare, no? Chiaramente. Io mi sento molto vecchio quando si parla di maratona, pur essendo stato
un atleta nazionale degli 800 metri, staffetta 4x400, mi sento molto vecchio perché nel 1972, molta gente qui che parla di quella data non era ancora nata, io avevo già un atleta alla Pro Patria a Milano, alla maratona olimpica di Monaco, 1972. Pensate quanti capelli grigi ho fatto. Siamo in due, Giorgio. E poi chiaramente ho sempre allenato specialità nello stesso momento, non è che abbia allenato solo maratona, ho sempre allenato dagli 800 in su, e quindi però nella maratona ho avuto la fortuna di aver allenato tanta gente, specialmente Domenico era un italiano, tanta gente, molti di naturalizzati italiani o marocchini, e quindi che avevano un po' più di fame, magari un po' più di qualità, e con i quali, con loro, sono riuscito a ottenere risultati in assoluto. Non so, per dire, nel 2009 maratona di Parigi, Rashid Kish, un atleta mio che prese dalla strada, fece 2:06 in maratona, che il record mondiale allora era 2:04, quindi aveva tutto un altro valore rispetto adesso, e quindi dopo di lui ho avuto altri atleti, tanti altri atleti marocchini. E l'ultimo è stato l'anno scorso Yassine El Fattawi, che siamo andati a Berlino, essendo un atleta che fra l'altro lavorava 9 ore al giorno in fabbrica, ha fatto 2:11 a Berlino, poi 2:10, che secondo me 2:11 a Berlino fatto con alle spalle 9 ore di lavoro di fabbrica al giorno è il vero record mondiale. Che se ne parli di quell'1:59 dei lavoratori, diciamo, per cui adesso, ecco, fatto questo preambolo, dico che chiaramente se si vuol fare la maratona in assoluto bisogna lavorare, fare almeno 10, 11, 12 allenamenti a settimana, per cui spesso si fa un allenamento al mattino e un allenamento alla sera. Chiaramente, parlando di amatori, chiaramente possono fare 3 lavori alla settimana, cercheranno di incrementare il chilometraggio e magari inserendo una volta ogni tanto un lavoro, come dicevo, per la mezza, un po' più veloce, con distanze che vanno sempre 2.000, 3.000, 4.000 ripetute a ritmo che si intende fare la maratona. Ecco, se voglio fare 2:48, so che è 4 km, cercherò di fare almeno 12, 15, 20 km, o ripetute o prove intervallate attorno a quei ritmi lì, un 2-3% in più o in meno, a seconda se voglio fare un po' più di resistenza o un po' più di velocità. E chiaramente la maratona, io sento che c'è gente, ultimamente si è presentato uno che dice che aveva fatto 150, 200, 300 maratone, ho detto boh, mi sembrava una cosa assurda. Poi mi sono documentato presso atleti che spesso corrono su strada, in effetti l'aveva fatte. Dopo magari la gente la fa la maratona un po' camminando, un po' correndo, oppure in 6 ore, però se uno fa una maratona, la prepara, la vuol fare bene, perlomeno deve rispettare la settimana prima e la settimana dopo, ecco, il periodo di recupero. La settimana prima con pochi lavori e andare carico per avere appunto le energie per finire la maratona. La settimana dopo, siccome è stato uno sforzo non indifferente, specialmente per chi non è allenato, perché oggi come oggi chi è allenato la sopporta, la finisce anche bene, magari lo vedi che poi fanno anche degli allunghi, chi non è allenato diventa un trauma un po' più importante, per cui quella settimana 10 giorni di scarico, riposo, un giorno di corsetta, riposo, un giorno di corsetta, magari
anche con qualche cura fisioterapica, se ha, diciamo, accumulato qualche problema o muscolare o tendineo o di vesciche o cose del genere, ecco. Beh, insomma, anche oggi direi che i nostri appassionati di running possono essere soddisfatti dei consigli di Giorgio Reggiani. Grazie Giorgio, alla prossima settimana. Ok, alla prossima. Deco Industrie. Lucci Trasporti e Spedizioni SRL, sede operativa via Bondi numero 15, zona Bassette a Ravenna, telefono 0544 45 48 53, email lucci.trasporti@libero.it. Terre Cevico vi invita a visitare l'enoteca Terre Cevico, via Fiumazzo 72, a Lugo, ed anche il suo nuovo punto vendita dentro Fico, fabbrica italiana contadina, a Bologna. Gruppo Consar, da oltre 40 anni radicato sul territorio e anche in tutta Italia con magazzini logistici, piazzali e depositi. Opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla City Logistic, offrendo anche molteplici altri servizi professionali alla grande industria e attività locali, operando attraverso un sistema di qualità certificato. Gruppo Consar è sinonimo di una solida realtà che si muove, cresce e si evolve, ora anche con nuove sedi a Forlì e Faenza. Consar, la garanzia di un grande gruppo con cui fare tanta strada insieme. Unipol SAI Assicurazioni, Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipol SAI sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/romagnafutura. Ti aspettiamo. La forza del gruppo Consar è da sempre nella logistica e nel trasporto integrato in Italia e in Europa ed è il risultato di una lunga storia. Una storia di uomini, di investimenti, di qualificazione e rinnovamento come Consar Service, un progetto nato nel 2019 destinato alla logistica per la piccola e media distribuzione, in modo particolare nel settore dei prodotti alimentari e della ristorazione a temperatura controllata, frutto di un investimento sia di tipo strutturale, creando magazzini hub per lo stoccaggio sia a temperatura ambiente che da 0 a meno 20 gradi di merci pallettizzate, sia di tipo organizzativo, coordinato da un nuovo dinamico gruppo di giovani operatori. Ancora una volta, la forza, l'esperienza, la professionalità e ora l'innovazione del gruppo per percorrere assieme il futuro del trasporto. Consar Service. Se ti chiedi come io abbia affrontato oltre 70 tra maratone e ultramaratone, tra cui la Atene Sparta Atene, 246 km, la Ultra Milano Sanremo, 285 km e 5 volte la 9 Colli Running, la risposta sta qui, qui e qui. Natura Nuova, scopri la nostra passione per i frutti della terra. Dal cuore della Romagna, frullati e polpe della migliore frutta fresca, sempre con te. Tofu seitan tempeh, ricchi di proteine e biologici, l'alternativa vegetale sana e gustosa. Natura Nuova, un mondo più buono. We'll be right back.
in collaborazione televisiva con Assicop Romagna Futura, Gruppo Consar, Natura Nuova, Conad, Terre Cevico, Deco Industrie Scala, Randi Piadina, Lucci Trasporti e Spedizioni. MTV Ness è come me, fa le cose sul serio ma sempre con il sorriso. Quello che ti regala il nome dei suoi integratori. L'allenamento, la fatica non mi fanno paura, nemmeno il buio. Yeah!